Buongiorno e ben ritrovati. 150 voti a favore e 131 voti contrari. Con questo risultato il Senato ha approvato la famosa tagliola che di fatto ha affossato il DDL Zan. Io lo dico subito, da parte mia quella legge era e resta sacrosanta, magari perfettibile, ma sicuramente necessaria per il nostro paese. E con quelle urla da stadio il Senato ieri ha fatto davvero una figura indegna. Però, diciamolo chiaramente, il voto del Parlamento è sacro e va rispettato perché la democrazia funziona in questo modo. Rispetto però meno, molto meno, chi non ha il coraggio di metterci la faccia e si nasconde dietro il voto segreto, chi afferma di voler fare una cosa e poi agisce in maniera contraria. Anche perché l'obiettivo degli imboscati di ieri era solo in parte quello di affossare la legge Zan. Il loro vero traguardo, infatti, è un altro: far salire il prezzo, spero solo politico, per ben altri voti a scrutinio segreto che ci aspettano in primavera. E sto pensando naturalmente all'elezione del capo dello Stato. E se tornano i franchi tiratori, se non si riesce nemmeno a capire chi ha votato che cosa, significa allora che i gruppi parlamentari al Senato sono davvero fuori controllo. E allora, altro che 101 di Prodi, sarà un agguato al giorno, un vero Vietnam, con buona pace del governo di tutti, del PNRR, ed remiamo tutti assieme per far ripartire l'Italia. Insomma, signori miei, mi sa che non andrà tutto bene. Auguri a tutti noi. Sigla.